Antonino Sabatino, la prima bomba in Serie A, i primi 3 punti, l'emozione di questa serata che resterà per sempre nella tua storia, nella tua carriera, naturalmente. Fantastico, veramente un'emozione esagerata, non ho mai provato in vita mia, penso. Una delle cose più belle che abbia mai fatto. Al microfono di spinta hai detto l'anno scorso stavi in un'altra dimensione, ora ti trovi in Serie A insieme a tanti campioni. Cosa hai pensato quando hai messo dentro quella bomba ed è esploso il Pala del Mare? Diciamo sì, è veramente qualcosa di fantastico allenarsi con gente come Rich, Scrub, Fesenco e tutti gli altri, sono veramente dei fenomeni. E la bomba, non lo so, mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto fino adesso sportivo, da quando tenevo 4 anni che ho preso la prima palla in mano. Cosa ti hanno detto i compagni nello spogliatoio? Diciamo che tutti si focalizzavano sulle paste. Tra torta o pizza dovevano scegliere, però erano tutti contentissimi, è veramente un bel gruppo, soprattutto per me che sono giovane. A proposito della tua giovane età, parliamo anche di te, di chi non ti conosce, però oggi naturalmente ha saputo anche apprezzare il tuo coraggio, la tua intraprendenza, perché ci hai provato 3 volte prima di andare a canestro con la bomba. Sì, sono originario di Caserta e quest'anno ho fatto la scelta di vivere fuori, cioè lontano dai miei genitori, dalla mia famiglia, dai miei amici, per inseguire un sogno. Prima di Avellino dove giocavi? Giocavo a Maddaloni in Serie B e con Lande facevo anche le giovanili. Stare in mezzo a questi campioni, a questi cestisti di un certo livello sicuramente ti aiuterà nel tuo percorso di crescita. Ma io penso già di essere migliorato un sacco partendo dall'anno scorso a quest'anno. Penso di fare cose che prima, se non mi immaginavo solamente.